Oggi su Ecologia Verde ti consigliamo 10 piante da interno ad alto fusto per decorare alcuni angoli della tua casa. Vediamole! Bambù. Dobbiamo avere ben chiaro quali specie vogliamo acquistare, in quanto piante a crescita molto rapida e alcune raggiungono altezze fino a 25 metri. Il bambù raggiunge maggiori altezze, quindi non è adatto per l'interno. Invece le Phyllostachys sono molto utilizzate in ambienti chiusi e si caratterizzano per radici forti e steli dorati. Uccello del paradiso. È una pianta dai fiori suggestivi da colori vivaci, raggruppati fino a 6 per stelo. Le sue foglie sono grandi, di colore verde grigiastro e resistenti. È una pianta dal clima subtropicale e si potrebbe dire che è una delle piante da interno da fiore più utilizzate nelle composizioni floreali. Ficus. I ficus sono un intero genere di piante della famiglia delle Moracee con più di 800 varietà. Esistono ficus sia sempreverdi che decidui e alcuni sono anche alberi di grandi dimensioni. Sono piante alte che si adattano particolarmente bene al clima mediterraneo e vengono spesso utilizzate nella decorazione di interni per la longevità. Nolina. Chiamata anche piede d'elefante, questa pianta succulenta viene spesso confusa con una palma. È apprezzata per le forme sorprendenti e la cura poco impegnativa. È utilizzata per spazi interni, per la crescita che è lenta, quindi ci vorrà pazienza in quanto raggiunga rante altezze. Palme. Ci sono un gran numero di palme che possono essere tenute in casa. Sono piante esigenti e che tollerano senza problemi la mancanza d'acqua, anche se hanno bisogno di essere posizionate in zone luminose, ma l'incidenza della luce solare che ricevono non è diretta. Alcune specie comuni di palme d'interno sono la Palmeria kentia o la Palmera areca. Prima di continuare, ti mettiamo alla prova. Da dove ha origine la palma di areca? Costa Rica, Madagascar, Giamaica. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se hai ragione. Monstera deliciosa. Questa pianta dalle grandi fordi verdi e scuro lucenti ha la capacità di creare una sensazione di atmosfera tropicale in ogni spazio in cui si trova. La forma particolare delle sue foglie punteggiate di cavità fornisce quella sensazione di giungla che può trasformare un soggiorno in uno spazio verde. Dracena. Molti lo scelgono per le foglie appariscenti, lunghe, di color verde chiaro al centro e più scure ai lati o viceversa, a seconda della specie. La dracena è un genere di piante ad alto fusto che richiede luce indiretta, anche se apprezza qualche ora di luce diretta nelle fasce meno aggressive. Crotone. Le foglie hanno un disegno particolare, venature delle specie più comuni sono gialle e le foglie sono di un verde scuro intenso. In altre specie di croton si vedono foglie verdi, gialli, rosse, ma con tutte le venature segnate in un altro colore. Può raggiungere altezze fino a 3 metri e apprezza essere riparato dalle correnti e ricevere il sole nelle ore più miti. Se vuoi conoscere altre piante di terno di grandi dimensioni, non perderti il video della scheda. Rosa del deserto. Questo arbusto, dal nome scientifico Adenium obesum, è chiamato anche Sabistar o Kudu, è una pianta tropicale originaria dell'Africa e dell'Arabia. Può raggiungere 3 metri di altezza e richiede molto sole e terreno, con un ottimo drenaggio per evitare complicazioni dovute all'eccesso di umidità nelle radici. Fazzia japonica. Necessita di una buona illuminazione, ma non tollera l'esposizione diretta al sole ad alta intensità. L'ideale è trovare una stanza ben illuminata, posizionarla in penombra o ricevere luce da una finestra, sempre filtrata da una tenda. Tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, ci hai pensato? La risposta corretta è la B, la palma di areca originaria dell'isola del Madagascar. Se vuoi continuare a conoscere la cura delle piante, non perderti la playlist che ti lasciamo qui. Dici, coltiverai qualcuna di queste piante a casa? Alla prossima volta, ecologisti!